Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo di nuovo per la terza volta oggi su Clash of Clans. Siamo qua oggi perché c'è uscito l'aggiornamento di Clash. Ci sono delle cose positive e delle cose un po' negative che però adesso vi spiegherò bene. Le cose positive sono che vabbè, a parte le difese aeree che sono una cosa di cazzo mannaggia. Vediamo come sono poi. Oddio mio, ma guarda che fighe! Vabbè, non soffermiamoci in ste cose. Oggi andremo a scoprire un paio di cose. Allora, questi sono tutti gli aggiornamenti che hanno aggiunto la nuova truppa. Le torri infernali si possono portare a livello 4. Il mortaio a livello 9 hanno aggiunto. Mortaio a livello 9. Poi ci sono varie modifiche, eccetera, eccetera. Vabbè, ci sono l'epilogo del costruttore. Vabbè. Ok, mi ha preso le risorse. Comunque, adesso vi dico un paio di cosucce, perché io penso che molti di voi... Cosa è successo? Ok, quindi se... Aspetta. Ah, eccolo, il riepilogo del costruttore. Tesla Core, che figo. Questo è figo. Devo dire che è molto, una cosa molto figa. Bene, stavo dicendo, no? Che adesso vi dirò una cosa. Io l'ho testata, quindi non lanciate il tablet, non insultate la Supercell, non fate niente. Allora, per chi usa Clash of Clans nei dispositivi Android, potrebbe avere un problema connettersi negli account. Nel senso, non hanno bloccato la cosa. Posso assicurare, io l'ho provato, a me mi ha fatto accedere. Solo che è lento, molto lento, ma parecchio lento. Potrebbe essere che magari l'hanno bloccato, invece no, perché per esempio io dopo che avevo tentato mille volte di entrare non mi entrava, proprio per la lentezza, alla fine ho fatto l'accesso di nuovo all'account, questo qua, e boh, ho detto proviamo a fare cancella dati, ho fatto cancella dati, sono rientrato su Clash, vado per accedere al mio account, all'inizio ti viene accedi all'account, ho cliccato sul mio account, mi è venuto l'iconcina del mio nome dell'account Google e non accedeva. Bene, poi sono stato lì, accedi, dopo la 172esima volta che l'ho premuto mi è venuto vuoi accedere con l'account, bla bla bla. Quindi significa che in questo momento i server sono in manutenzione, cioè hanno dei problemi e devono fare la manutenzione per risolverli, quindi non hanno bloccato la cosa, perché se l'avessero bloccata non vi farebbero proprio accedere. Io tra l'altro vi faccio anche vedere, perché devo darvi una prova che l'ho provato. Tadam, gli ho scritto alla Supercell, gli ho scritto perché ho detto qua ci sono problemi nei server, quindi boh, adesso aspetto la risposta. Vedi, tra l'altro l'ho scritto pochi minuti fa, non so fra quanto uscirà sto video, spero il più presto possibile. Quindi, per chi avesse problemi nell'accedere all'account, state tranquilli che non hanno bloccato, ne sono sicuro al 99%, perché se l'avessero bloccato non puoi proprio accedere. Invece a me mi ha fatto accedere agli altri account. Tra l'altro, l'ultimo video che avete visto, ero sul secondo account, e quando ero uscito dal gioco non avevo fatto l'accesso qua, quindi ho dovuto cristonare un po' per accedere, però sono riuscito ad accedere a questo account. Bene, io spero che le novità del nuovo aggiornamento vi piacciano e spero che di avervi aiutato per questo problema. Dovremmo solo aspettare l'aggiornamento della Supercell, probabilmente lo farà. Non si sa fra quanto, io non lavoro alla Supercell, magari lavorassi lì, sarebbe un sogno. Comunque, non si sa fra quanto la faranno l'aggiornamento. E boh, che dire, io spero che sto video vi piaccia. Questo è il terzo video in oggi, quindi 3 video in un giorno è veramente tanto. Spero che questo video vi piaccia, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e alla prossima belli, ciao ciao!